perché ero in forte disaccordo su quello che è stato che è stata la riforma che più che Serracchiani è la riforma Rotelli, una riforma molto polarizzata che a mio parere non risolveva i problemi ma anzi li aggravava. Adesso ci troviamo con un nuovo governo che ha fatto la sua campagna elettorale sulla sanità contro la riforma Serracchiani e pian pianino, lentamente, si sta un po' svuotando da questo impegno così energico, così forte che aveva in campagna elettorale, è diventato più riflessivo e trova dei compromessi, delle cose. Io direi che non è uno scandalo questo, perché dimostra anzi una certa intelligenza nel voler ottimizzare i risultati, per cui la cosa non mi scandalizza. Bene che si siano creati tre aree vaste, molto bene, perché l'unica, cioè, perché così come era stato diviso il territorio era impossibile da gestire. L'unione del territorio con l'ospedale ha vantaggi e svantaggi. Lo svantaggio più grosso è che ci vuole una organizzazione interna che tenga conto delle due diverse anime del territorio e dell'ospedale e sia in grado di identificare quali sono i reali problemi delle due singole aree. L'ospedale, per esempio, è un problema di efficienza, io parlo di Trieste, è il problema dell'efficienza delle sale operatorie, il problema dell'efficienza del pronto soccorso, sono problemi che tutti conoscono, non è che ci voglia lo specialista per identificarli. Il territorio ha altri problemi, il rapporto con i medici di base, il rapporto con la specialistica, il rapporto con le liste d'attesa. Allora il manager deve sdoppiarsi, deve dividersi, forse era più elastico, più semplice tenere separate le due aziende, ma come spesso mi succede di dire nelle discussioni, l'importante è come si fanno le cose, quindi se la scelta è questa, e non andrei a creare assolutamente una battaglia contro questa scelta, che vorrei capire però come pensano di fare. Come pensano di fare, perché in realtà il problema della sanità, ma in tutta Italia questa e penso anche in tutto il resto del mondo, non è se le aziende sono unite o non sono unite, ma è quali sono le risorse di cui si dispone. Risorse in termini di esseri umani, cioè di operatori, e risorse in senso economico. La volontà, allora devo dire che la volontà di questa nostra amministrazione attuale è quella di fare, perché si sono occupati, hanno fatto. Meraviglia un poco che abbiano fatto una campagna elettorale tutta sulla riforma sanitaria e poi si trovino al momento dell'attuazione delle loro proposte politiche in grosse difficoltà e non sappiano che pesci pigliare, perché alla fine la storia dei saggi, la riunione con i sindacati, avrebbero dovuto fare prima delle elezioni, non dopo le elezioni. Perché se vuoi disfare un sistema, se vuoi cambiare una cosa ed è il punto forte della tua politica, beh, allora ti prepari bene. Non è che quando arrivi devi essere pronto, è un po' quello che sta succedendo adesso a livello nazionale con il DEF. Lo cavano, lo limano, lo muovono. Sì, io capisco le tensioni politiche, i DOUT DES, tutta la dinamica del Parlamento, tutto quello che vuoi. Però una linea di principio ci doveva essere, non puoi arrivare a 4 mesi, 5, quanti sono passati dalle elezioni e ancora star là a cercare chi fa cosa, chi fa come. Lo trovo un po' imbarazzante, se devo dire la verità. Infatti è per questo che io non ho più intenzione di legarmi a partiti e faccio l'opinion maker, perché alla fine evidentemente le logiche non sono le mie. Certo. Quindi quello che Di Maio sostiene è un livello massimo come ricchezza ammissibile. Andare oltre mi pare ridicolo. Io andrei piuttosto, farei un'altra cosa, con un segno un po' diverso, e direi che sono tutti incarichi dei quali ti puoi liberare, cioè che puoi rescindere in qualunque momento senza andare a cercare giuste cause e cose del genere, perché sono tutti manager questi che hanno contratti
che vanno rinnovati, cioè vanno confermati di anno in anno. Non ne ho visto non confermare uno, anche di fronte a disastri. Per cui sarebbe molto più opportuno, per migliorare la qualità, renderli licenziabili piuttosto che renderli più ricchi. Perché più ricchi e non licenziabili trovo che sia veramente un abominio.